18.33, buon venerdì sera dagli studi di TG 2000. Oslo sceglie il suo Nobel per la pace 2016 e premia il presidente della Colombia, Juan Manuel Santos, per aver guidato il paese verso il processo di pace con i guerriglieri delle FARC. Un incoraggiamento a non demordere dopo il no sancito dal referendum sugli accordi raggiunti in 4 anni di colloqui con i guerriglieri. E ora si torna al tavolo delle trattative. Pierluigi Vito. Colombianos, este premio es de ustedes. Colombiani, questo premio è vostro, è per le vittime e perché non ci sia più una sola vittima, non un solo morto, che dobbiamo riconciliarci e unirci per costruire una pace stabile e duratura. Il Nobel per la pace 2016, Juan Manuel Santos, da 6 anni alla guida della Colombia, parla al popolo come chissà che il cammino non è finito. Il riconoscimento ottenuto per l'impegno nei negoziati con i ribelli marxisti delle FARC è un invito ad andare avanti, superando il brusco stop del 2 ottobre scorso, il giorno in cui l'accordo tra governo e guerriglieri è stato bocciato con un referendum che ha spaccato la nazione. 50,2% no, 49,8% sì. La strada si riapre, già iniziati i colloqui con l'opposizione parlamentare di Álvaro Uribe, che congratulandosi con Santos auspica che questo premio porti a cambiare degli accordi che definisce dannosi per la democrazia. Ora si torna a sedersi al tavolo, si cercherà di limare le parti più controverse, l'amnistia per i guerriglieri, la loro rappresentanza garantita in Parlamento e la questione dei risarcimenti per vittime e parenti. Certo è che la gente della Colombia vuole la pace, lo testimoniano le manifestazioni silenziose e i presidi davanti ai palazzi delle istituzioni. E anche dal campo delle FARC si ribadisce questa volontà, con un comunicato congiunto dei negoziatori, di ribelli e governo, a partire dalla conferma del cessate il fuoco. Non si spara più, dopo 52 anni di guerra che hanno causato 220.000 morti, 45.000 persone scomparse nel nulla, 7 milioni di sfollati, e poi migliaia di bambini soldato e 25.000 persone sequestrate a scopo di riscatto. Tra queste, Ingrid Betancourt, rapita nel 2002 quando era candidata alla presidenza del paese, rimasta circa 6 anni in mano alle FARC. Oggi si dice felice del Nobel a Santos e con una stretta al cuore afferma che sì, doveva essere condiviso con i rappresentanti dei ribelli perché la pace la stanno costruendo insieme. Ha scelto diversamente l'Accademia di Norvegia, ma ciò non pare turbare il leader delle FARC Timo León Jiménez, detto Timochenko. Anche lui si congratula con Santos su Twitter, sottolineando che il solo premio desiderato dalle milizie resta quello di una pace che porti alla giustizia sociale. Ma il significato di questo premio qual è? Quali sono le implicazioni legate a questo riconoscimento? Alessandra Camarca lo ha chiesto al direttore del sito Il Sismografo, Luis Badiglia. Lo sentiamo. Il Nobel per la pace a Santos, si può parlare di una sorpresa? Penso di sì. Si è scritto in queste ore, inatteso, sorprendente, ma io direi soprattutto meritato, soprattutto meritatissimo. Questo uomo è stato lasciato solo domenica scorsa con il risultato del referendum dove ha vinto il no, quindi era un uomo sconfitto, sconfitto non personalmente, sconfitto nel suo progetto di pace. Quindi ritengo che il fatto che venga assegnato a lui questo premio rende giustizia alla fatica di un uomo coraggioso. Non è facile fare la pace, è difficilissimo, soprattutto portare un popolo intero dopo 50 anni di guerra alla pace. Lui questo coraggio lo ha avuto. Ha avuto il sostegno del Papa, tanto, fortissimo, continuo, permanente. Quindi io ritengo che sia anche un premio Nobel per la pace dato anche a Papa Francesco. Quindi un significato preciso a questo premio? Molto preciso, perché questo presidente lasciato solo ha avuto questo applauso che non è altro, brava l'Accademia al dare questo premio, che il sostegno dell'opinione pubblica mondiale. E nel premio c'è l'invocazione planetaria per mettere fine a tutte le guerre. A questo presidente le sta dato un premio, a un altro presidente, penso a quello siriano, penso al dramma di Aleppo, le vengono dati carri armati, bombardiere, munizione per uccidere un popolo innocente. Quindi meglio questo premio che non le altre alleanze. Ed è invece ancora tutta da ricostruire la pace in Siria, eppure proprio da Aleppo, terra martoriata dalla guerra, arriva un'iniziativa che riaccende la speranza. 500 ragazzi di tutte le religioni si sono ritrovati insieme per una giornata nel segno della riconciliazione, ma soprattutto insieme per invocare la pace. Nicola Ferrante.
All'aperto sul piazzale del Collegio dei Francescani, al ritmo di canti e balli, sfidano le bombe che di solito piovono dal cielo per invocare la pace. Sono i bambini sopravvissuti di Aleppo, oltre 500 riuniti insieme per l'iniziativa Pace per i Bambini in queste immagini amatoriali diffuse dalla custodia di Terra Santa. Dalla città delle bombe si alza il loro grido di pace, tre parole semplici e chiare, fino a quando il mondo non li ascolterà: fratellanza, solidarietà e rispetto. La colomba di Noè che stringe un ramo d'ulivo nel becco, sguardi sorridenti lo vedete mentre ricevono una busta regalo di colori e caramelle, merito delle religioni, artefici di una festa per la pace, cattolici, armeni, greco-melchiti, anche i rappresentanti di un'associazione musulmana per gli orfani di guerra. Gli attacchi continuano, ma loro non hanno paura. Uno dei vescovi presenti deve lasciare la festa per andare a celebrare due funerali, quello di un giovane padre e di un ragazzo che stava per sposarsi, ma i bambini continuano imperterriti raccogliendo le firme da presentare ai potenti della terra. Con i bambini per gridare davanti a tutto il mondo che noi vogliamo la pace, perché i bambini sono i più vulnerabili, ma anche il Signore sempre può sentire la loro preghiera e darci la pace. Con questi bambini piccoli vogliamo sfidare le armi e vogliamo dare la nostra risposta da cristiani per dire che la morte non ha l'ultima parola. Non è però la prima volta che da Aleppo arriva una ventata di speranza. Come quando a fine luglio, nel pieno dei bombardamenti, i giovani siriani si radunarono in chiesa per mandare un saluto a Papa Francesco, impegnato a Cracovia con la GMG. Indimenticabile il loro entusiasmo. Caro Papa Francesco, ti salutiamo da Aleppo, dalla Siria, e ti ringraziamo per tutto quello che fai per noi. E questi sono i giovani di Aleppo, ti salutano. Grazie! Spostiamoci in Florida, dove dopo aver devastato Haiti è giunto oggi il temutissimo uragano Matthew. Gli esperti dicono la tempesta più potente degli ultimi 118 anni. Alle sue spalle danni incalcolabili, ma soprattutto oltre 570 morti. Silvio Vitelli. Matthew, l'uragano che terrorizza in queste ore gli Stati Uniti, è già passato dal Mar dei Caraibi e queste sono le conseguenze. La furia della tempesta ha spazzato via case e persone. Una nuova prova per questo paese, come ha detto Papa Francesco nel messaggio di cordoglio inviato alla conferenza episcopale haitiana. Vicinanza spirituale e preghiera per le vittime. Un primo bilancio del tutto provvisorio parla di quasi 600 morti. Purtroppo è destinato a crescere, essendo Haiti uno dei paesi più poveri al mondo, anche a livello di infrastrutture, le case della gente, cioè potete immaginare come siano. La stessa gente a livello anche igienico su certe cose non è totalmente informata e purtroppo qui si parla già di vari casi di colera in atto. Comunicazioni difficilissime tra la capitale, Port-au-Prince, e la costa meridionale flagellata. Antenne telefoniche fuori uso e strade interrotte per i ponti franati. Eppure da giorni in tutto il mondo non si parla che dell'allerta per l'uragano Matthew. L'allerta da Haiti c'è stata, però veramente forse è stata presa un po' alla leggera. Sabato si è iniziato tramite televisioni locali, radio, le stesse compagnie telefoniche locali hanno iniziato a mandare i messaggi telefonici sui telefoni delle persone e poi si è stato fatto un lavoro dalla protezione civile di evacuazione. Purtroppo alcune di queste persone avevano il timore di saccheggi e non hanno voluto lasciare le proprie abitazioni. Rientriamo in Italia dove, secondo l'ultimo rapporto della Caritas, negli ultimi 7 anni sono aumentati di 3 milioni i cittadini che vivono sotto la soglia di sopravvivenza. Drammatici i numeri che arrivano dal sud, ma i dati negativi riguardano anche le giovani famiglie del nord. Francesco Durante.
Le famiglie italiane sono ancora molto prudenti nelle spese e nei consumi. Lo scrive oggi un rapporto di Confcommercio, secondo cui ad agosto è salito, seppur lievemente, l'indice del disagio sociale. Dati non certo incoraggianti, se si considerano anche quelli diffusi ieri dalla Caritas nel rapporto sulle politiche contro la povertà. In Italia ci sono oggi 4 milioni e 600 mila poveri assoluti, che sono cioè privi delle risorse necessarie per vivere in modo accettabile, senza cibo e vestiti, spesso senza casa e lavoro. Un fenomeno sempre più trasversale che ha spinto l'attuale esecutivo a varare provvedimenti significativi. La legge di stabilità dello scorso anno, del 2016, ha segnato un decisivo passo in avanti nel contrasto alla povertà. Sono aumentati gli stanziamenti sulla povertà in genere, sulla povertà assoluta, e c'è stata anche una importante previsione di stanziamenti più consistenti per il 2017. I 600 milioni di euro stanziati per il 2016 ed il miliardo assegnato stabilmente a partire dal 2017 rappresentano di sicuro una svolta positiva rispetto alle politiche dei governi precedenti, ma secondo la Caritas le attuali misure non bastano. Quello che Caritas Italiana propone è non tanto un incremento o non solo un incremento di risorse da prevedere nella legge di bilancio per il 2017, ma una previsione a medio-lungo termine. Noi parliamo di piano di contrasto alla povertà. Non basta l'introduzione di misure che sono tra l'altro anche presenti già nel nostro paese, anche se solo categoriali, ma di un piano che preveda degli stanziamenti progressivi nel giro di 4 anni, un ampliamento progressivo delle risorse in modo tale da raggiungere tutte le persone in povertà assoluta. Prevediamo, la nostra stima è di 7 miliardi che ci consentirebbe nel giro di 4 anni di raggiungere tutti i poveri assoluti. Cambiamo argomento, giornata di protesta questa contro la buona scuola del governo Renzi. Cortei e manifestazioni si sono svolti nelle principali città italiane, da Milano a Napoli, passando per Bologna, Palermo e Roma. Qui siamo a Roma, un migliaio di studenti hanno marciato verso il Ministero dell'Istruzione in Viale Trastevere con varie sigle sindacali. Alla partenza del corteo si sono registrati momenti di tensione, lancio di fumogeni. Di questi tempi tutti gli anni c'è una comprensibile e tradizionale voce degli studenti, sono le parole del ministro Giannini. Mi sembra ci sia una richiesta di attenzione e il dialogo, dice la Giannini, è sempre aperto. A proposito di scuola, sta facendo discutere il caso di un istituto del Bolognese dove, a inizio d'anno ormai in corso, mancano ancora decine di insegnanti di sostegno, tanto che i ragazzi disabili, non potendo frequentare le lezioni ogni giorno, sono costretti addirittura a fare i turni. Stefania Squarcia. La campanella dell'inizio lezioni è suonata ormai da 20 giorni, ma al tecnico commerciale Salvemini di Casalecchio, in provincia di Bologna, all'appello mancano addirittura 18 insegnanti di sostegno. Una beffa per l'istituto, che da tempo è all'avanguardia nell'integrazione di studenti disabili. In 17, dopo aver firmato il contratto triennale, si sono prima assentati, chi per malattia, chi per assistere i familiari, e poi hanno ottenuto l'assegnazione temporanea più vicino a casa. Il preside si è trovato schiacciato tra i diritti dei lavoratori e i diritti degli studenti ed è dovuto correre ai ripari chiedendo ai genitori dei ragazzi disabili di far frequentare i figli a turno. Ho dovuto dire ai genitori dei casi più gravi che questo avrebbe determinato il fatto che il proprio ragazzo a scuola avrebbe avuto figure diverse nell'affiancamento. E pertanto quando tu hai delle sfere autistiche molto gravi, situazioni molto delicate, non è che puoi fare il badante per mezza giornata, perché il ragazzo lo si può anche destabilizzare. Chi come noi lavora periodicamente nell'inclusione e lavora duramente nell'inclusione viene poi ferito e si sente fortemente demotivato, perché qui c'è la passione e la missione che viene messa in campo, che se vai a toccare quella... Oggi il provveditorato ha inviato i suoi ispettori per capire come mai tutti i nuovi insegnanti di sostegno non abbiano preso servizio in quella scuola. Stiamo cercando di capire perché si è verificata questa situazione, ma questo non ha fatto venir meno il servizio per gli studenti con handicap. Già adesso si è sostituito il personale specializzato con personale per il potenziamento, comunque personale in servizio nella scuola, e nei prossimi giorni, se continueranno le rinunce di chi degli aventi titolo, provvederemo in altra maniera. La politica, buone notizie per l'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, assolto nel processo che lo vedeva imputato con le accuse di truffa, peculato e falso in relazione all'uso della carta di credito assegnatagli dall'amministrazione capitolina. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi.
Su Twitter ha dato l'appuntamento alle 16 all'Hotel Nazionale a due passi da Montecitorio e l'ex sindaco Marino ha una grande voglia di parlare. Roma ha due papi e due sindaci. Nella nostra capitale, un anno fa, la democrazia è stata lesa, la verità è stata negata e centinaia di migliaia di romani sono stati, e di romane sono stati violentati nella loro scelta democratica che avevano fatto di un sindaco. Queste le durissime parole dell'ex sindaco di Roma, Marino, dopo l'assoluzione dall'accusa di peculato, truffa e falso, una vicenda complessa dal grande impatto mediatico, come la vicenda degli scontrini al ristorante. Questa è la Taverna degli Amici a Piazza Vergana, due passi dal Campidoglio, ristorante dove veniva spesso a mangiare l'ex sindaco Marino e l'host è stato uno di quelli che ha raccontato di alcune delle cene dove era presente l'ex sindaco e la famosa vicenda degli scontrini. Abbiamo provato a raccogliere una reazione dell'oste Maurizio sulla vicenda di Marino, sulla sua assoluzione, ma non ha voluto parlare, non vuole essere ripreso, ma ha detto che comunque umanamente gli è sempre dispiaciuto quello che è accaduto a Marino. Il Marino, se è stato assolto, ha dimostrato che era innocente, buon per lui. Sono contento perché è una brava persona. Quindi è contento? Sì, sono contento. Ha sempre creduto nella sua innocenza? Certo. Se è stato giudicato troppo presto, bisogna aspettare. Forse sì. Direi che è stato onesto nelle sue cose, su quello che hanno verificato. Più di quello, meglio dei giudici non possono giudicare loro. No, io non sono in grado di giudicare. Cambiamo argomento, il rosario e la preghiera del mio cuore, così Papa Francesco nel giorno in cui la Chiesa celebra la Beata Vergine del Rosario. Il Papa in un tweet ribadisce la sua devozione verso la più popolare delle preghiere cristiane, ma quali sono le origini di questa preghiera? Ce lo racconta Cristiana Caricato. Santa Teresina sosteneva che con il rosario si può ottenere tutto, perché è una catena che lega il cielo alla terra, un capo nelle mani degli uomini, l'altro ben saldo in quelle della Vergine. Un'immagine efficace usata anche da Michelangelo nel Giudizio Universale, dove proprio per mezzo di una corona del rosario, a cui stanno strettamente attaccate, le anime beate vengono tirate in alto. E se al tempo del Buonarroti e Giulio II la pratica era già consolidata, la sua nascita risale ad alcuni secoli indietro. Secondo la leggenda, fu la stessa Madonna a suggerire a San Domenico di Guzman la recita delle decine per convertire gli albigesi e i peccatori. La cronaca di un'apparizione avvenuta, secondo la tradizione, in una foresta nei pressi di Tolosa è del beato Alano della Rupe, che nel suo De Dignitate Salteri si preoccupò di fornire una ispirazione divina alla preghiera che si era diffusa rapidamente in tutta la cristianità. Le intenzioni del cronista erano buone, del resto si deve proprio ad Alano, anche lui domenicano, e al confratello Pietro da Verona, la sistematica organizzazione di confraternite che divulgarono la devozione alla Vergine Maria. Così il rosarium, la ghirlanda di rose con cui venivano incoronate le statue della Vergine, diventano le preghiere profumate da donare alla Madonna con fede e abbandono filiale. Originariamente tre poste da 50 Ave Maria, una trasformazione del salterio che nei primi secoli veniva cantato da monaci e laici analfabeti e che ripeteva il saluto angelico per 150 volte accanto alla litania del Pater Noster. Poi l'incorporazione dei passi evangelici su cui meditare, brani sull'incarnazione, passione e morte di Cristo e sulla gloria di Maria e del Figlio. La consacrazione della pratica avvenne nel 1571 con la vittoria delle forze alleate guidate da Don Giovanni d'Austria sulla flotta turco-ottomana. Paolo V aveva chiesto alla cristianità di recitare il rosario per liberarsi dalla minaccia musulmana. Il 7 ottobre la battaglia di Lepanto diede ragione agli eserciti schierati con il Papa e la vittoria fu attribuita proprio alla preziosa intercessione. Da allora centinaia di documenti pontifici e migliaia di santi hanno fatto del rosario lo strumento migliore per ottenere grazie e consolazioni. Del resto è stata proprio la Madonna a raccomandarne la recita in ogni sua apparizione.
È il momento del nostro TG Post. Come ogni venerdì ci salutiamo con i consigli di Fabio Falzone per il fine settimana al cinema. Subito dopo il TG Post, subito dopo Fabio Falzone, c'è Attenti al lupo. Vi auguro una buona serata, una buona visione.